Benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo video recensione. Oggi siamo qui per provare gli snack della Pro Nutrition. Devo dire la verità che la Pro Nutrition fa una crema al cioccolato bianco e limone, raga, fenomenale, cioè non so quanti di voi ve l'ho consigliata quella crema e vi è piaciuta a tutti. Veramente devo dire che Pro Nutrition è un marchio molto valido. Io ho provato anche gli altri tre gusti di snack, ma c'erano anche altri due gusti che non erano disponibili, però raga, quando ritorneranno disponibili li prenderò. Li trovate sul sito di AS Food e avete come sempre il mio codice sconto che è Giulia010. Giulia in info box vi lascio sia il video precedente, quello dell'assaggio, la prima parte dell'assaggio degli snack e anche ovviamente il link, sta facendo anche il secondo video, ma è questo il secondo video, e anche il link dei prodotti. Eccoli qua. Allora, raga, io direi di iniziare da questo. C'era qualcuno che mi ha ascoltato e ha fatto anche il gusto limone, cioè, ma io adoro, adoro e sicuramente mi piacerà perché vi ho detto che la crema al cioccolato bianco e limone io la amo. E devo dire che anche quella a pistacchio è molto buona, eh? Adoro. Allora, raga, questi qua somigliano molto al Duplo. Sì, al Duplo, che a me non fa impazzire, devo dire la verità. Raga, questi sono troppo buoni. Quelli due, quei tre che provai la scorsa volta, buonissimi. Allora, questi qua della Pro Nutrition, già l'ho detto, zero zuccheri aggiunti. Ovviamente sono dei, come potrete dire, delle barrette, degli snack dolci proteici. Allora, questo qui è noccio arachidi, eccolo qua, quindi nocciola e arachidi, hazelnut peanut butter, wow, eccolo. Vi dico anche i valori per 30 grammi. Allora, per 30 grammi ha 169 calorie, aspettate che avrò tutto, 169 calorie, 13 grammi di grassi. Poi carboidrati 5 grammi, fibre 0,8 e proteine 2,6. Quindi alla fine, raga, ci sta. Per uno snack del genere, alla fine ci sta. Quando vi viene voglia di qualcosa di dolce, ci sono loro che vi salvano la vita e vi fanno sentire un po' meno in colpa. Anche perché devo dire la verità che sono buoni. Almeno io faccio sempre riferimento a quelli là. Poi, raga, quello là tipo cioccolato bianco e nocciola. Buono, buono, buono. Si presenta così, oh. Assaggiamo. Posso dire un risis? No, vabbè. Raga, per pestarci comunque la nocciola non è molto dolce, non è quello snack stucchevole, no. È quella vera un po' amarognola, raga, il burro d'arachidi dentro. Devo dare un voto? Allora, raga, per il mio gusto personale è molto buono. Ovviamente, già questo connubio di nocciola arachidi vi dà quella sensazione un po' di amarognolo, ma non di quella cosa dolce, 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 dolce. Però devo dire che è un gusto molto particolare. Io avrei marcato un po' di più proprio sulla nocciola, proprio il cioccolato, la nocciola, il cioccolato esterno, ecco. Un pizzico un po' più dolce, ma giusto un po', però raga, posso dire che è troppo buono. Mia sorella lo amerà, come ben sapete io nel primo prodotto che provo non mi sbilancio più di tanto, anche se stavolta mi sono sbilanciata più di tanto, perché voglio provare anche gli altri, poi ovviamente vi farò una classifica, però posso dirvi che questo gusto è molto buono. Ma poi raga, come si fa a bocciare nocciole arachidi? Sono una pazza, proprio, sono proprio una pazza a fare una cosa del genere. Non so dove mettere i prodotti. Raga, io bevo sempre tra uno snack e un altro per non camuffare comunque il sapore. Peschiamo, voglio pescare limone. Pescato il limone. Allora, raga, questo esternamente è cioccolato bianco e all'interno ha la crema di limone. Cioè, io questo come minimo dopo me lo devo mangiare tutto. Ho grandi, grandi, grandi aspettative. Snacco fit gourmet, 31% di proteine.
eccolo qua. Mamma mia. Valori per 30 grammi. 138 calorie, grassi 8 grammi, carboidrati 10, zuccheri 0,7, polioli, di cui polioli 7,8, fibre 0,5 e proteine 9,4. Quindi, se non ho sbagliato prima io a vedere la tabella nutrizionale, questo ha 10 grammi, quasi 10 grammi di proteine per 30 grammi. È strano che l'altro no, aspettate, immaginate, va bene. E infatti raga, io non so neanche più leggere, sorry. Ha 9 grammi di proteine, quindi scusatemi, cioè non so come ho fatto, l'euforia. Ecco raga, l'euforia a volte gioca a brutti scherzi con Giulia. Allora raga, assaggiamo. Non mi deludete, vi prego, vi prego. Vi prego. Tu già sai che è il primo posto. Eccolo. Vado. Ne voglio 100. Anche 200. Raga, lo sapete? Ah, lo sapete cosa sembra? Sembra di mangiare il crispy al limone. Eppure quello fuori a cacao. No, è bianco. Oddio, perché mo stai avendo questo lapsus? Vabbè, raga, comunque... sembra di mangiare il crispy al limoncello. Ma no, raga, che buono. Vabbè, Giulia, dopo te lo finisci. Vabbè, che dire, raga. Questo al primo posto. Cioè, raga, vi lascia proprio quella bocca bella di limone. Non si sente il retrogusto chimico. Poi i valori sono ottimi per il prodotto in sé. Primo posto. Assolutamente primo posto. Questo ti vado a posare delicatamente e poi dopo ti mangerò. Io amo che nei prodotti, raga, non si senti quella cosa chimica. Questo è proprio piacevole. Cioè, raga, proprio limone, limone, limone. Poi il limone come il pistacchio, non finirò mai di dirlo, si sposa una meraviglia col cioccolato bianco. Cioè, raga, io quella crema me la sogno pure di notte. Cioè, raga, la trovate su AS Food, non so se adesso è disponibile. Ma raga, quella crema, se siete come me, delle pazze, delle amanti, del limone, cioè raga, la dovete prendere ad occhi chiusi. Poi andiamo con il penultimo gusto, ed è questo qui, noccio bueno, quindi nocciola e bueno. Allora, comunque tanto Giulia sta risata, ve lo faccio vedere. Allora, mamma mia raga. Adesso guardo il limone, non vedo l'ora che finiamo per mangiarvelo. Allora, per 30 grammi ha 157 calorie, 9,7 grammi di grassi, 9,5 grammi di carboidrati, 0,6 grammi di zuccheri, di cui polioli 7,1, poi, aspettate, fibre 1,4 e proteine 9. Quindi raga, alla fine siamo sempre lì con i valori. Vi volevo far vedere dentro. Aspettate. Quella crema, me l'ho distrutto, lo devo mangiare. Mamma mia, va. Cioè, per me questi vanno tutti al primo posto, ma io non posso fare... Vabbè, non posso fare una classifica. Non ci sarà nessuna classifica. Cioè, raga, dentro proprio... proprio sembra proprio la crema del Bueno, del Kinder Bueno. Cioè, raga, ve lo giuro. Forse può sembrare esagerata questa mia reazione, ma raga... Ah, sulla vita. Sulla vita, perché io già sto pensando al momento in cui la sera, la serie TV,
Mia sorella che ci mangiamo, io ho voglia di dolci, tu no, io prendo e ho questi bimbi belli. Quindi, ragà, devo fare nel prossimo ordine una mega scorta. Prima che voi vedete questo video e fate le pazze e vi prendete tutto. Ragà, sì, dovete vedere proprio questi prodotti come salvano la vita quando veramente vi viene voglia di mangiarvi di tutto, cioè, ragà, veramente sono la vita. Andiamo con l'ultimo prodotto che ragazzi stavamo un po' piangendo perché ho dato spazio e priorità al limone. Quindi si sente un po' ma con me il tuo amore, pistacchio, con... Eccoci qua, bianco pistacchio. Applausi! Linea 0, Snack Fit Gourmet Pro Nutrition. Andiamo a leggere i valori nutrizionali, anche se io eviterei perché alla fine siamo lì. Ma io da buona influencer, ve li dico. Allora, per 100 grammi hanno 149 calorie, 9,6 grammi di grassi, 9,9 grammi di carboidrati, 0,7 grammi di zuccheri, di cui polioli 7,7, di cui fibre 0,5, quello che ha meno fibre. Non è che oggi basta leggiata per nutrizionale, non penso. Proteine 9,4, è successo una volta, non succederà più. Questo non si sente molto. Già avevo pistacchi. Assaggiamo. No, ma era la caggia, tu c'hanno messo papà cremo. Mamma mia. Raga, hanno preso le creme? Io penso di sì, oh. Loro hanno una crema al pistacchio, che devo dire che è molto molto buona. Ci fu anche un video in più, feci dei pancake al limone e ci misi sopra questa crema. Ecco raga, all'interno ci hanno messo la stessa crema. No raga, adoro. Dentro c'è la crema proteica loro, anche quella al limone. Ma no, ma poi Mamma. Allora io penso che tra tutti e quattro il più particolare, ma proprio particolare in assoluto per il mio gusto personale, un amante del limone è il limone. Però vi posso dire che anche quello, nocciole e burro d'arachide è molto buono, pistacchio è molto buono. Nocio Bueno è molto buono, quindi io non so scegliere. Nel dubbio vi dico, prendetele tutti e quattro, anzi prendete pure i gusti precedenti perché non avevo uno. E quindi raga, cioè io immagino, io spero che l'azienda non starà mai guardando questo video. In tutto ciò siete fantastici. Applauso. Mi guarda stavazza, sì. Quindi raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, il limone è la mia vita, cioè raga, io me lo sto guardando, per dire, ma appena stacco ti finisco. Quindi raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!